Sabrina, buonasera. Buonasera, sto leggendo il tuo libro. Ma me la racconti in persona la tua storia? Con piacere. Allora ti aspetto a colazione domani. Benissimo, a domani, buonanotte. Anche a te, ciao, buonanotte. Sì? Sono Sabrina. Eccoti. Ciao, come stai? Mike. Tutto bene? Piacere vederti. Prego, accorti. Grazie. Prego, prego. Arabica Top Selection Lavazza. Questa cosa mi piace, Sabrina. Rapita da un libro e poi contattare l'autore. Beh, d'altro canto l'hai fatto anche tu, da quello che ho letto in questo tuo libro, che è un po' la tua autobiografia, si intitola Il successo ti sta cercando, non ti nasconde, anche tu hai contattato l'autore del libro che in un certo senso ti ha cambiato la vita. Verissimo, Dario Bernazza, un libro stupendo, penso che lo tengo fra i libri che più ho a cuore. E guarda un po', proprio sempre con me, o si domina o si è dominati, in sintesi Dario dice tu sei il successo, tu sei l'insuccesso, non ci sono alibi. Dario, ho letto il suo libro nel 90, l'ho inseguito con la sua segreteria, chiamai, da lì ci siamo conosciuti, lui 72, io 35, nonostante questa differenza d'età nacque una grande amicizia, io ero a Roma una settimana sì, una no, partivo dalla parte adriatica, tornavo da quella tirrenica e passavo un weekend con Dario, ogni 15 giorni. Come dono di questa amicizia ha voluto lasciarmi come testamento la sua casa editrice, che era di suo figlio Luciano, figlio unico, e il figlio ha accettato questa decisione del padre. Dario era spesso ospite di Maurizio Costanzo, sono stato anche io lì ospite, ha venduto 500.000 di copie, Quando si domina o si è dominati, premio selezione bancarella. È un libro che mi ha cambiato la vita, ha dato una svolta incredibile a quello che ero io prima. E perché ti ha cambiato la vita questo libro? Perché mi ha salvato dal turbo capitalismo, perché quando ho letto Si domina o si dominati avevo 35 anni e da essere protagonista ero diventato vittima, perché il turbo capitalismo, se tu non sai trovare equilibrio, ti divora. Dario mi insegnò una cosa molto importante e mi disse: Mike, anziché accumulare capitali economici, accumula capitali affettivi. A quel punto decisi di fare un percorso diverso, iniziai a frequentare diversi corsi in Italia e anche all'estero per fare formazione e miglioramento personale e ho cambiato il mio stile di vita. Ecco perché spesso dico: ama i tuoi cari ma scegli i tuoi pari. Ma questa cosa te la racconto in giardino. La colazione è la cosa più importante della giornata. Quello che per te è un problema, per altri è già una soluzione. Zio Mike, al secolo Michele Tribuzio, laureato in scienze agrarie, professore di chimica, poi agente e rappresentante, da molti anni manager di una società importante, editore, formatore e coach. Certo che definirti in una qualifica professionale precisa sarebbe riduttivo. Beh, sono stato anche apprendista radiotecnico a 8 anni, apprendista fornaio a 9, poi abbiamo raccolto carciofi, arance, scasso, a 17 anni a caricare pietre. Ma sulla tua carta d'identità che cosa c'è scritto? Non lo so, cioè, non ci ho fatto caso. Eccola qui. Interessante, professione nulla. Non c'è scritto nulla. E cosa ci oggi scriveresti? Scriverei nel turbino cerebrale per togliere tanto di quella spazzatura che c'è nella mente della gente, oppure creature di ali per farvi volare. Ecco, questo mi piace di più. Forse però bisognerebbe cambiare il tuo nome da Michele Tribuzio in Zio Mike. Da dove deriva questo pseudonimo? Zio Mike Sabrina deriva da tanti anni, 87 mi pare, quando iniziai a sentirlo spesso, ed era un modo familiare che avevano di interloquire con me, tipo zio Sam, zio Tom, questa figura familiare. Poi ho sempre evitato dottore, professore, presidente di diverse aziende, anteporre il titolo è un problema di autostima, no? Poi da queste parti sai che si dice abbassa il titolo e alza la paga, no? Poi è diventato un utilizzo costante ovunque in Italia e poi zio Mike, mi piace.
Zio Mike, coach e formatore. Oggi è questa la tua professione prevalente, principale, quella che ti appassiona e ti ha incanalato il percorso di vita in modo totale. Ma in cosa consiste questo tuo lavoro? È un lavoro bellissimo perché è la capacità di capire e comprendere le qualità di un uomo, di una donna, e quindi fare in modo che possa rispondere al suo obiettivo di vita, ovvero sia essere la più bella espressione della sua esistenza. E siamo qui oggi con diversi scienziati che sono venuti da tutta Italia per poter mostrare quelli che sono gli studi. Quindi hai un problema di obesità, hai un problema di fumo, un problema di colesterolo, un problema di ipertensione, un problema di cancro. Legge Cresce, partecipa ai seminar, paga, perché solo pagando apprezzi e cresce. Tutto qui. La scelta di laurearti in scienze agrarie da cosa deriva? Deriva dall'attività di famiglia. Il papà gestiva 50 ettari di pescheti e vigneti e quindi scelse scienze agrarie, quindi sono zampatore specializzato. Una volta laureato ti addentrasti nei frutteti di famiglia. Sì, per 6 ore, perché dopo 2 giorni andai a visitare questa bella azienda che dovevo appunto portare avanti, trovai 2 dei periti agrari, non periti, in senso affettuoso, perché c'erano questi 2 mastodon Gesualdo, papà e zio. E così decisi di non prendere questa bella strada spianata dai nostri genitori e mi imbarcai per un'altra avventura, bruciando le navi. Bruciare le navi, questo è uno degli imperativi che ti caratterizzano. L'ho fatto diverse volte nella vita. Bruciare le navi, Hernán Cortés, siamo intorno al 1500, Hernán Cortés è capitano, 500 soldati sono loro, sono nello Yucatan, in Messico, 5 milioni di aztechi antropofagi, l'ho ucciso io, me lo mangio io, in che clima, arrivano lì e chiaramente questi soldati hanno paura, terrore di quello che può accadere. Hernán Cortés che fa di notte? Brucia le navi. Navi che erano ormeggiate già con la prua al vento e questi soldati chiedono come faremo a tornare a casa ora. Perché Cortés aveva bruciato le navi del suo equipaggio. Del suo equipaggio, esatto. Cortés rispose, facile, basta vincere e tornare a casa con le navi del nemico. Morale, al bivio resta solo una possibilità. Infatti, puntare sulle proprie capacità, su quello che si può esprimere al meglio e salpare. E salpare con buon vento. Buongiorno Raffaella. Ciao. Buongiorno Mike. Sabrina è con noi. Raffaella, piacere. Piacere, Sabrina. Sabrina Raffaella è la nostra responsabile amministrativa, non solo della Top Level, ma anche cuore pulsante di diverse iniziative di solidarietà, da 30 anni al mio fianco. Il solito rito, per cortesia? Caffè e cantuccini, vero? Grazie, no, grazie. Mi trattate bene. Sabrina, questo è l'ufficio della Top Level, è il nostro ufficio, ma anche della NIMS e quindi anche della Vecchia Tribuzio Editore e della Zio Mike Foundation Onlus, perché ci occupiamo anche di solidarietà, di bambini e nonnini, l'inizio e la fine della vita. Quindi la Top Level che fa? Qual è la sua missione? Eccellenza nella performance. La Top Level cerca di poter fare in modo che ogni uomo possa raggiungere l'obiettivo della sua vita, essere la migliore espressione di se stesso. Ha un contratto in partnership con la NIMS e la NIMS è la concessionaria nazionale della Lavazza per un caffè speciale che si chiama Top Selection, una miscela arabica particolare che è stata studiata, brevettata tanti anni fa. Qualche curiosità sul caffè, qualche dato da un top manager? E abbiamo realizzato delle cifre incredibili, noi in 20 anni qualcosa come 300 milioni di euro di fatturato in Puglia Basilicata, di cui io sono il responsabile commerciale per la NIMS SPA. Quanto caffè si consuma nel mondo? Basta dire che il caffè è il prodotto più venduto al mondo dopo il petrolio e il petrolio sta finendo. In Italia si bevono 125 milioni di tazzine al giorno. Quindi in questo ufficio quotidianamente si concretizza il tuo passaggio dall'attività manageriale a quella formativa? Esatto, infatti tutto è nato perché in tanti anni, in oltre 30 anni, ho selezionato 200.000 venditori, corsisti vari e ho studiato quindi l'uomo. Mi sono poi specializzato in fisionomica, psicosomatica, semiotica, grafologia, riambulazione prosemica e anche PNL, programmazione neurolinguistica, e di cui io sono un coach. Quindi tutto questo mi ha dato la possibilità di capire che il cuore di queste neuroscienze è chi si somiglia si piglia. Quindi noi dobbiamo cercare negli altri ciò che ci unisce, non ciò che ci divide. E studiando tutte queste scienze, in 6 secondi posso dirti chi sei. Se noi per esempio ci diamo una mano adesso, mano destra, per dire che non sono armato, ecco perché nasce il saluto con la mano, in questo contatto calibro la stretta e sento quindi il rapporto genitoriale, che tu hai, pensa un po', poi guardo il viso, istintuale, mento, mandibola, labbra. Il piano emozionale, zigomi, naso, occhi. Il piano intellettuale, dalla radice del naso, il piano intellettuale, all'attaccatura dei capelli. Se mancano basta corrugare e si vede dove stavano.
Tu in 6 secondi potresti dirmi chi sono, ma in 6 parole sapresti dirmi chi sei? Sì, eterno allievo, ma secondo a nessuno. 6 parole. Ma te la ricordi la pubblicità più famosa di questo caffè? Quella di Nino Manfredi. Più lo mandi giù e più ti tira su. E con un cantuccino lo gusti di più. Il rito del cantuccino di zio Mike insieme al caffè. La nostra forza è quella di far capire a tanti che il posto fisso, che sembrava un paradiso, è un inferno. E noi invece che abbiamo deciso di mollare queste sicurezze che al sud tante volte ci stimolano a cercare la raccomandazione, che qualcuno possa pensare per noi, noi dimostriamo con la nostra vita da tanti anni che possiamo generare una produzione diversa. La crisi è solo mediocrità. Non esiste la crisi nel momento che il cliente può scegliere tra un rappresentante sprovveduto e uno preparato, tra uno scortese e uno gentile, tra uno che si veste male e uno che si veste bene. Io penso che ciò che ci salverà sarà l'etica e l'estetica. Giocare a golf. Era un pallino, una voglia che avevo da tanti anni, Sabrina, con la laurea in scienze agrarie, quindi vivere in un campo da golf, per chi conosce il contesto culturale agronomico, conosce quello che c'è dentro. Pensa un po', Sabrina, in un millimetro cubico ci sono 5 miliardi di esseri viventi. Ecco il chimico, ecco quindi, il professore di chimica. Giocare a golf, cosa vuol dire? Giocare a golf è uno sport nato tra signori, i quali la prima regola che si sono dati è quello che non doveva esserci un giudice. Ognuno sarebbe stato giudice di se stesso. Ora vedremo, Sabrina, alcuni bunker, laghi, alberi, sono tutti ostacoli. E il modo in cui reagisci all'ostacolo si vede come tu intendi la tua esistenza. Addirittura alcuni ho visto rompere dei ferri contro un albero. Oppure, per la rabbia. Sì, per la rabbia, imprecare, far volare le mazze, cose comicissime, no? Il golf ti permette di avere delle performance straordinarie e il cucciolotto pensa di essere giunto chissà dove. Invece la partita dopo è zero. Anche perché una partita di golf non dura 1 minuto, 10 minuti, ma dura 4 ore e mezza, 5 ore. Sono 18 buche, sono 6 km e mezzo, 7. E girando un po' avanti e dietro sono 10-12 km. Quindi vuol dire che c'è tutto il tempo di avere uno striptease cerebrale. Quindi tu, nel momento che giochi a golf, sei nudo. Novero di motti, che sono sempre esortazioni, suggerimenti, le vitamine esistenziali, mi piace chiamarle. Per il golf, a quale penseresti? Chi ha un carattere migliore vince senza problemi, perché prende la partita per quello che è, un gioco, come il gioco della vita. Ma adesso me lo fai vedere il tuo swing? Ma dai, forza! Let's swing! Guardo prima lo scenario, questa è la buca 11, la sua lunghezza, valuto il vento. Il vento è a favore, dopodiché miro, mi metto a lato, tiro di prova, vado sul tiro vero. Mike, quando si comincia una gara di golf, in quanti giocatori si può essere? Gara vuol dire 3 almeno o 4. Quando ci si allena? Da soli, meglio in compagnia, in 2. Potrei fungere da tua allieva. Onorata. Onorata io. Come si comincia? C'è un rituale iniziale anche si qui nel golf? Si inizia con un saluto e una stretta di mano. Allora intanto la postura è rilassare quindi le ginocchia, dopodiché si mima il colpo. Intanto la lingua contro il palato, blocca il dialogo interno, perché quando tu sei giù con la testa parte il comitato di critica interiore. Entrerà, non entrerà, sbaglierò, lo blocchi, stai zitto, lingua contro il palato. Sento il prato, l'erba, miro e dopodiché colpisci. Sabrina Merolla con Buon Vento, che ha dedicato a noi diverse iniziative.
La vita continua, the show must go on. E salpare con buon vento.